Ragazzi, il 21 dicembre del 2011 veniva caricato sul mio canale il primo video della mia prima serie di Minecraft, che conoscete tutti come Skyblock. Ho deciso a tal proposito di fare un montaggio della serie Skyblock registrata appunto di recente per farvi ripercorrere passo dopo passo tutto il progresso all'interno della serie, con qualche chicca che richiama la prima serie del canale. Spero che il video possa piacervi, ragazzi, spolliciate e consigliatemi nei commenti una nuova serie da fare in singolo. Buona visione! Bella ragazzi, qui è Alpha Zero Stepney e come potete ben vedere dalla grafica, questo non è Call of Duty e non è PlayStation 3, ma bensì questo è computer ed è Minecraft. Eccoci tornati dopo circa 4 anni sull'isoletta della morte. In poche parole, noi nasciamo in quest'isoletta sperduta nel vuoto, come potete vedere, perché non c'è nient'altro se non quell'isoletta di sabbia laggiù. Attenzione! Il trucco! Pazienterò qui con voi in attesa che ci droppi quel fottutissimo ramoscello. Lo vedo! L'ho visto, ragazzi! L'ho visto! È lassù in cima a tutto. È fondamentale tenere di conto di ogni singolo pezzettino di materiale. Non perderlo, non perderlo! No! No, 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 è caduto, è perso. Abbiamo creato il cobblestone generator. È bruttissimo così a vedersi, ma pazienza, poco importa. Abbiamo 3 tentativi, ragazzi. Se riesce a uscire immediatamente l'albero, siamo a cavallo nella serie. 1. Oddio, che culo incredibile. Va bene, va bene. Questo è culo. Già il terzo blocco di fila che mi va nella lava, porca miseria. Verrai ricordata. Hashtag pickaxe della storia. No, no, prende fuoco l'albero. 4 torce. Possiamo utilizzarle per mettere un po' di luce intorno a noi. Prendi l'unico semino che hai, ed è importantissimo. Ricominciano gli scavi compulsivi della cobblestone. 6 and a half hours later. Eccoci all'isoletta, ragazzi. Se perdiamo l'acqua, la serie è finita. Con molta dimestichezza, ragazzi, andiamo a fare una specie di piattaforma a questa altezza qui circa, e spacco un cubettino e vedrete che tutto crollerà di sotto. Ragazzi, guardate dove è caduto quell'aggeggio. Se volava nel vuoto l'avevamo perso per sempre. A volte serve anche un pochino di fortuna. E nella cesta, ragazzi, abbiamo 10 pezzi di ossidiana, un melone e un seme di melone. Scherzavo, un seme di zucca. Non la riconosco più l'isola, sembra un'altra isola. Ormai che ci sono, metto anche il seme di zucca, così poi se ne nascono due abbiamo la farm più veloce. Non ci credo, sta nevicando. Guardate, sta nevicando, siamo in periodo natalizio. Aspetta che prendo 3 pezzettini di cobblestone e mi ci faccio subito un'accetta con la quale posso disboscare. No, non cadeno. Comunque sta neve sta iniziando a dar fastidio, Però la neve rompe abbastanza coglione perché come vedete ricopre tutto. Preferisco, porca, gli alberi in fiamme. Qualcuno mi aiuti, vi prego. Come far prendere fuoco tutto se c'è la neve? Il primo cibo che mangiamo in questa serie. Oh, questo è potente. Questo è forte perché ci serve per le string. Se il ragno ci dava la string, potevamo iniziare a pensare di costruire una dannatissima canna da pesca o ancor meglio il letto. Fermi tutti però, io sono un deficiente perché io ho 12 stringhe nell'inventario. Proviamo a vedere se riusciamo a dormire. Si dorme! Hai detto che è il più brutto cobblestone generator che abbiate mai visto. Ma non è così brutto, dai. Ma come una zucca? Ma io pensavo che fosse il melone. Ma che sfiga. Uno è il melone, uno è la zucca, è nato il melone. Cioè, volevo dire, è nata la zucca. Subito, melone, cresci! Oh, è nata la zucca, il melone non vuole crescere, ragazzi, come facciamo? Albero, no, 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 sopravvivi, mi servi, ho bisogno dell'albero. Pengetevi, dannate fiamme schifose. Non posso permettere che il male nasca su questa piattaforma. Ora mi spiegate dov'è finito il mio cubetto di terra che avevo messo qua. Dov'è? Qualcuno si è incurato il mio cubetto di terra. Probabilmente un Enderman schifoso. Maledetto lui, cavolo. Non ci sono più gli Enderman di una volta. Un melone! Ragazzi, è nato un melone, me ne sono accorto solamente adesso. Angoria per tutti, per 4. Non sono tante, ma ci accontentiamo. Che diavolo è successo lì? Prova a farmi vedere, Se la riprendo e la ributto, funziona. Boh. Acqua è importante, l'acqua è vita. Perché si sta congelando? Perché sta diventando notte. Allora aspettate, risalgo su e la porto via da qua. Non prendere fuoco, ti prego, ti prego. Ok, dovrebbe essere tranquillo, perché se poi mi sparisce il pavimento da sotto i piedi, volo di sotto e muoio. Nei primi Skyblock c'era un obiettivo che imponeva al giocatore di... Oh! Sta bruciando tutta la piattaforma! Aiuto! Perché quella lava non si leva da là? Porca miseria. Stupida lava schifosa del cavolo. Ragazzi, a mali estremi, estremi rimedi. Adesso si dovrebbe trasformare tutto in cobblestone e non dovrebbe rompere i coglioni. Guardate che troiaio mi ha combinato quel coso. 1,
2 e 3! Ciao piccolo amico! I pupazzi di neve possono essere usati anche come torrette, se ci pensate, perché ti aiutano. Quindi volendo, se ci dovesse essere un attacco zombie scheletro, lui potrebbe esserci d'aiuto. Non dovrebbe sciogliersi di giorno, vero? In questo modo, con il suo bellissimo tetto, dovrebbe sopravvivere per sempre. Tenetevi forti perché andremo nel Nether! Sì ragazzi, andremo proprio là nel Nether. Mi state credendo perché ho dei cactus nella stanza? Perché mi piacciono i cactus. Cos'è caduto il cellulare? Unico piccolo problema è che dobbiamo trovare il modo di accenderlo e non sarà semplice. Sbagliare ovviamente non è concesso, quindi facciamo la struttura per bene. Ok, gli ultimi due pezzettini. Dovremo aver completato il portale. Adesso il portale deve prendere fuoco. Bene, sarà un'ottima e ardua impresa. Bene, più o meno ha funzionato. Adesso, bene, prende fuoco la legna. La legna dovrebbe dar fuoco successivamente anche al portale. E se non succede dobbiamo aspettare. Potrei provare a buttarmi nelle fiamme per poi cercare di dar fuoco al portale, però morirei e mi dispiacerebbe morire adesso, visto che sta andando tutto così bene. La danza del fuoco, la danza del fuoco. So che è imbarazzante, ma pensavo di fargli un minimo pena e che si accendesse davanti ai miei occhi. Prende fuoco la cobble. No! 6 and a half hours later. Prendi fuoco, portale schifoso. Questa porta adesso qui è inutile, veloce. Smontala e mettila al posto giusto, davanti al creeper. No, no, no. Come cazzo ho fatto? Non di niente, questo creeper ha attraversato la parete. Dai, mi butto nella lava e poi ritorno su. Non so se ce la farò in tempo. Proviamo. Ecco, sono morto. Portale, ti prego, prendi fuoco. Sto bruciando sopra di te. Guarda. Dovresti prendere un minimo. La torcia umana, ragazzi, non ha funzionato, mi sa. Non sta funzionando, direi. Okay. No, tronzo d'un creeper bastardo che mi ha rovinato la piattaforma. Questo portale è troppo importante per noi e io sfogo la mia rabbia su di voi. Oddio, ha preso fuoco. Ragazzi, ha preso. Ragazzi, ha preso. C'è Vegas che parla qui. Zitto, Vegas. Stavo perdendo le speranze. E qui c'è la porta aperta. Mai lasciare la porta aperta. Oggi dobbiamo necessariamente andare a fare una piccola missione suicida all'interno del Nether. E vi spiegherò subito di cosa si tratta. Dobbiamo per forza riuscire a mettere dei cubetti al di sotto di questa piattaforma per non perdere la glowstone. Mi butterò nel vuoto cercando di guardare in alto e di piazzarlo là sotto. Voi direte, Step, ci sei riuscito al primo colpo? No. Dovevo metterlo ancora un cubetto più sotto. Sotto! Sotto! Va bene, due morti, budget per questo episodio, diciamo 7 morti, dai, non di più. Cosa? Perché è nata una zucca? Non erano meloni? Ma perché? Sempre che mi rovinano i sogni di gloria. Tentativi ne abbiamo in abbondanza, non vorrei solo fallire. Troppo! Sotto l'ho messo, però al centro. Sarebbe meglio metterlo un pochino più al lato. Io faccio così, vado al centro. Se provo intanto a spaccare questo a fianco, non l'ho persa, vero? Prendila! Ok, ci siamo. In qualche modo dovrei raccoglierla tutta adesso. O almeno credo. Cioè, riesco a mettercela sotto. Sì, devo creare, ragazzi, una stanza di riproduzione funghi. Sì, una specie di sgabuzzino tutto buio e tenebroso dove i funghi possono diventare sempre di più. Oh, il melone, finalmente! Ci rivediamo tra un paio di episodi. Mi raccomando, datevi da fare, eh. Dovrete parlare con il sottoscritto e cadere di sotto. Stanno ammazzando tutti. Cazzo! Bastardi! Mi hanno ucciso, ragazzi. Fa vedere se per caso fosse nato qualcosa qui. Ma ti pare? Ti pare che nasca un fungo? In altre serie funzionava. Soprattutto anche nella mia principale funziona. Quindi mi auguro funzioni pure qua. È alto 28 cubetti. Penso più che sufficiente per ucciderli. E se mi fanno perdere i meloni, poi sono meloni loro. Uno zombie. Uno zombie del cavolo! Già arrivato! Ma che cavolo hai fatto? In anticipo sei. L'ora di lavoro inizia più tardi. Vabbè, dai. Mob schifosi, cadete! Eccolo! Ecco lo scheletro, vedete? Quella scala ovviamente dopo dovrà essere tolta perché altrimenti ci rimangono aggrappati i bastardi. C'è anche un ragno. Stanno nascendo ed è morto, sì. Bronmial. Il ragno è caduto nel fuoco. Lo zombie invece è intelligente e scende con la scala. E sopra il mob spawner, cellulare maledetto. Proprio contento, è venuto fuori un bel lavoro. Vabbè, alla fine è sempre la stessa struttura, però si può migliorare e ampliare sempre di più. Crescete piccoli miei, voglio anche quello rosso però, eh. Guardate quanto produce. Ah, è uno spettacolo. Cadete, cadete piccoli miei. Io mi faccio un monte di roba. Ehi, tu dovresti essere morto. Perché sei qua? Oddio, è sopravvissuto. Devo stare attento e stare lontano da sto posto perché è pericoloso.
Oddio, stavo per farmi caderti sotto. Ragazzi, stavo per fare un fail allucinante. Sapete però cosa voglio costruire? Una struttura davanti al mob spawner dove io posso osservare la morte di tutti. Ragazzi, ho capito cosa mi sono dimenticato. Di levare la scala in cima. Non tutta, ma anche solo un pezzettino avrebbe aiutato a non far scendere gli zombie. E vabbè, pazienza, dai. È comunque efficiente il mob spawner. Vedete, se no cosa succede? Succede questo, che i zombie si salvano in qualche modo. E dopo mi tocca ammazzarli. E anche il creeper si è salvato. E il creeper non doveva salvarsi. Stronzo maledetto, grazie Mori. Altro creeper, altri guai. Ragazzi, funziona meglio di quanto pensassi e sperassi. Cioè, stanno cadendo un milione di mob. Fammi rendere sicure queste scale qui, perché inizia a essere abbastanza pericoloso questo coso. Ok, così dovrebbe andare bene, più o meno. Guardate questa roba! Cosa? Mi auguro solo che la mia roba ci sia tutta, vero? Più o meno. Più o meno si è salvato quasi tutto, dai. Parte un pezzo di scala che è esploso. E questo Enderman che vuole essere picchiato. Ma la mia roba è un cavolo, quella è la roba dei mob. Facciamo una cosa intelligente. Saltiamola, oddio il parkour. E andiamo di nuovo a costruire il pillar. Ti prego, di che i blocchi bastano, ti supplico. Ci siamo ragazzi, siamo in cima. Meno male c'è solo quel blocchettino aperto. Chiuso di nuovo, sì. Porca puttanaccia, ti sei un bug, non sei vero, non sei realmente qua. Sei solo un'illusione della mia mente che vuole farmi credere che uno zombie è qua. Ma se lo vedete anche voi forse è un problema a quel punto. Tu non sei un'illusione. Oh, un cuore, mezzo cuore. Sono vivo però, sono vivo, non puoi prendermi. Sei di là dal muro e posso mangiare la rotten flesh. Se scendo secondo voi muoio, no, forse no. Da lui sì. Mi hanno droppato una patata gli zombie. Me ne sono reso conto adesso. E anche questa è fatta. Adesso l'unico problema, come saprete, sarà riaprire lassù in cima. Non dovrebbero rompermi le scatole. Via, tutti di sotto. Volate, guardate quanti sono. Oh mio Dio. Oddio, lui si è fermato là sotto. Perché? Buono, siamo riusciti a riaprire il mob spawner. Guardate quanta gente c'è, ragazzi. Quanti cazzo sono. Ragazzi, ho paura del mio mob spawner. Cioè, non riesco a fixarlo. Ragazzi, vi rendete conto? Dovrebbe andare bene qui, ragazzi. Appena tocca il ponte, io mi lancio. 3, 2, 1, via. Vai, 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 vai. No, 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 leva l'inventario. Grandioso, via, scappa. Cosa mi rappresenta? Sembra una di quelle opere che le persone pagano milioni di dollari, ma che non fanno vedere nulla. Visto che siete stati ribelli, l'ultima volta vi meritate un quadro anche voi. Che vi faccia vedere non so cosa. Che brutti però i quadri così che non si capisce un tubo, eh. No! No! Ho perso un quadro nel vuoto. Da dove tramonta il sole, nasce e sorge la luna. E io mi sono scordato di mettere le torce perché ero troppo distratto. Accidenta a me. Danza i cazze! Woo! Guadagno yard. Il terreno è sempre più vicino. La piattaforma prende vita. Se mi dà una string mi faccio un arco. No! No! Sangue! Oh! Oh! Hanno fatto pace! Porca troia! Vedi questo ponte che ho creato? Lo vedi? È infinito. Non è infinito, arriva la mia piattaforma e doveva cercare la mega base iniziale. Non l'ho trovata perché non c'è. Perché hai un'anguria? Ho un'anguria perché coltivo i meloni nella mia piantagione. E perché hai un'anguria se coltivi i meloni? Ma vedere i miei amici, ho creato 10 pupazzi di neve. Però uno di loro è scappato il giorno in cui ho creato il recinto. È scappato qua dentro, non so perché. Voleva rifugiarsi dagli altri. Piccolino solo. I guardi che sono il tuo padrone. No, la faccia triste. Proprio contento. Vero che sei contento? Dì che sei contento. Dì che sei contento. A few moments later. No, ragazzi, no. Non potete capire che cazzo è successo. È apparso un pianeta nella mia isoletta. No, ha distrutto tutto. Ragazzi, è una tragedia infinita. E boh, ci vediamo al prossimo episodio, ragazzi. Scusate per il fail ancora. Spero vi siate fatti una risata. Qua sempre tutto. Bye!